Salve e benvenuti a questa nuova lezione sulla progettazione e verifica di elementi strutturali in calce struzzo armato. In questa lezione tratteremo lo sforzo normale di compressione semplice. Maggiori dettagli e approfondimenti sull'argomento potranno ottenersi consultando il testo Cemento armato, scritto da me ed edito da Walter Kluwer. Per informazioni sul testo potete aprire il link che vi propongo in alto a destra in questo video. Consideriamo una sezione generica in calcestruzzo armato sollecitata da uno sforzo normale di compressione centrato. Il nostro obiettivo è determinare lo sforzo di resistenza massimo che può sopportare la sezione allo stato limite ultimo. Se la sollecitazione è limitata ad uno sforzo di compressione centrato, per il principio di conservazione delle sezioni piane, tutte le fibre della sezione dovranno avere la stessa deformazione epsilon. Inoltre, per l'ipotesi di perfetta aderenza tra calcestruzzo e barro di acciaio, entrambi i materiali nel loro intorno di contatto dovranno avere la medesima deformazione. Valutando i diagrammi di legame di progetto del calcestruzzo e dell'acciaio, poiché la deformazione ultima del ferro è assunta per ipotesi infinite e comunque molto maggiore di quella stimata ultima del calcestruzzo nella realtà, si comprende che la rottura della sezione possa avvenire per raggiungimento della deformazione ultima da parte del calcestruzzo. Il diagramma di legame di progetto del calcestruzzo, di tipo parabola rettangolo, raggiunge la massima tensione di progetto in corrispondenza della deformazione εc2 pari allo 0,2%. Oltre questo valore della deformazione, la tensione di progetto non ha alcun incremento e anzi rimane costante fino al raggiungimento della deformazione ultima fissata allo 0,35%. Dal lato del calcestruzzo, quindi, ulteriori incrementi di deformazione, oltre lo 0,2%, conducono solo la sezione verso la rottura, senza però incrementi o decrementi della resistenza. Il diagramma di legame di progetto per le barre di acciaio mostra un tratto elastico lineare fino alla deformazione di snervamento di progetto, per poi proseguire con un tratto plastico a tensione costante, seppur con deformazioni crescenti. Calcolando il valore della deformazione di snervamento di progetto per l'acciaio B450C, di fatto unica classe di acciaio prevista dalle norme, si ricava un valore pari a circa lo 0,196%, inferiore cioè a quello corrispondente al limite elastico del calcestruzzo. Per cui, già in corrispondenza di una deformazione della sezione pari allo 0,2%, l'acciaio risulterà snervato e la sua tensione massima corrispondente a quella di snervamento di progetto FYD. Da queste considerazioni si deduce che la deformazione ultima della sezione, che conduce entrambi i materiali alle massime tensioni di progetto, deve assumersi pari a εc2, e cioè pari a 0,2%. In corrispondenza della deformazione ultima della sezione, la tensione del calcestruzzo è pari a quella di progetto FCD e quella delle barre alla tensione di snervamento di progetto FYD. Lo sforzo normale resistente della sezione si ottiene sommando i contributi di resistenza del calcestruzzo e delle barre di acciaio, che si ottengono moltiplicando le tensioni di progetto per le rispettive aree. NRD è uguale quindi ad A con C per FCD più A con S per FYD, dove abbiamo assunto A con C pari all'area di calcestruzzo, FCD tensione di progetto del calcestruzzo, A con S, area delle barre di armatura, e FYD è la tensione di progetto delle barre. Nella realtà, la presenza di difetti costruttivi ineliminabili, come per esempio imprecisione di verticalità o anche disomogeneità puntuali del materiale, fanno sì che nascano delle eccentricità del carico applicato con conseguente sollecitazione di pressoflessione anziché di pressione semplice. Per questo motivo, le norme prescrivono si debba portare in conto una eccentricità accidentale dei carichi pari ad un ventesimo dell'altezza dell'elemento compresso, con un minimo di 20 mm.
Per restare nel campo applicativo della sollecitazione di compressione semplice, tale prescrizione può anche essere rispettata adottando una riduzione del 20% alla tensione di progetto del calcestruzzo. Con questa soluzione, lo sforzo normale ultimo della sezione si ottiene moltiplicando per 0,8 la tensione di progetto FCD e quindi NRD è uguale ad A con C per 0,8 FCD più A con S per FY con D. La normativa prescrive dei quantitativi minimi di armatura longitudinale da disporre nella sezione. In particolare, prevede che le barre di armatura debbano essere in grado di assorbire almeno il 10% dello sforzo di compressione applicato. Nelle costruzioni in zona sismica è prescritto anche che le sezioni dei pilastri debbano avere una percentuale di armatura pari ad almeno l'1% e non maggiore del 4%. Si può dimostrare che adottando una percentuale minima di armatura pari all'1%, anche la prescrizione che prevede di affidare il 10% dello sforzo normale all'armatura risulta soddisfatta. Il diametro minimo delle barre longitudinali da utilizzare è pari a 12 mm, cioè Φ12. In ogni spigolo della sezione deve essere disposta almeno una barra e lungo i lati della sezione devono essere distribuite le barre in modo che non ci sia più di 30 cm tra una barra e l'altra. Le barre devono essere contenute all'interno del perimetro della sezione da staffe aventi diametro minimo 6 mm e comunque pari ad almeno un quarto del diametro delle barre longitudinali. Il passo delle staffe nelle zone centrali del pilastro deve essere al massimo pari a 12 volte il diametro delle barre longitudinali e comunque inferiore a 25 cm. In prossimità delle intersezioni dei pilastri con le travi si individua una zona critica che ha lunghezza pari al maggiore dei seguenti valori: 1/6 di h, la dimensione del lato maggiore della sezione, 45 cm. All'interno di queste zone critiche, le staffe devono avere un passo massimo pari al minore dei seguenti valori: 1/3 della dimensione minima della sezione, 8 volte il diametro delle barre longitudinali, 175 mm. L'area delle staffe e delle eventuali legature interne devono rispettare il limite prescritto dalla formula riportata nella slide, in cui A con S indica la somma delle aree dei bracci disposti perpendicolarmente alla direzione del lato della sezione considerato. Con S si indica il passo delle staffe e con B e ST la distanza tra i bracci più esterni delle staffe. Abbiamo fin qui visto la formula che ci fornisce lo sforzo normale ultimo della sezione e le prescrizioni normative relative ai pilastri in calcestruzzo armato. Vediamo ora come ricavare una formula di progetto della sezione nel rispetto delle prescrizioni normative. Indicando con ρ la percentuale di armatura longitudinale della sezione, cioè il rapporto tra l'area di ferro A con S e l'area di calcestruzzo A con C, si può sostituire nella formula di verifica A con S con il prodotto ρ per A con C. Mettendo in evidenza il prodotto A con C per 0,8 FCD e considerando che in progetto desideriamo che la resistenza della sezione NRD sia proprio pari alla sollecitazione applicata ND, si ricava una formula di progetto in cui, scelti i materiali e la percentuale di armatura, si può calcolare l'area di calcestruzzo della sezione. Vediamo come procedere per utilizzare questa formula di progetto. Scelti i materiali da utilizzare, si calcolano le tensioni di progetto. Si adotta una percentuale di armatura nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, solitamente l'1%. Quindi si calcola con la formula l'area di calcestruzzo minima che deve avere la sezione resistente. Si adottano per le sezioni dimensioni tecnologicamente accettabili e se ne determina l'area effettiva. Si calcola l'area di ferro minima da disporre nella sezione nel rispetto della percentuale di progetto adottata.
Quindi, dall'area di armatura calcolata, si determinano diametri e numero dei ferri da disporre simmetricamente in sezione. È bene notare che se la disposizione dei ferri non fosse di tipo simmetrico, la risultante degli sforzi resistenti non coinciderebbe con il baricentro e quindi si avrebbe nella resistenza anche una componente flessionale. Una volta definite le armature longitudinali, tenendo conto delle disposizioni normative, si adottano diametri e passi per le staffe nei diversi tratti del pilastro. Ma vediamo un esempio. Si vuole progettare un pilastro sollecitato a sforzo normale di compressione semplice dai carichi nominali e caratteristici G1 590 kN, G2 147 kN e QK uguale a 245 kN. In progetto si adottano un calcestruzzo di classe C2025 e un acciaio B450C. Per prima cosa determiniamo lo sforzo normale di progetto allo stato limite ultimo, che si ottiene sommando le rispettive componenti di carico moltiplicate per i relativi coefficienti di sicurezza parziale allo stato limite ultimo. Lo sforzo Nd che sollecita la sezione allo stato limite ultimo è quindi pari a 1355 kN. Adottiamo poi le tensioni di progetto che vengono calcolate con le formule riportate nella normativa, applicando i coefficienti di sicurezza parziale sui materiali. Per il calcestruzzo viene inoltre calcolata anche la tensione ridotta 0,8 fcd. In progetto adottiamo una percentuale di armatura pari all'1%. Poiché le tensioni dei materiali sono espresse in newton al millimetro quadrato, mentre lo sforzo normale è espresso in kN, quest'ultimo deve essere moltiplicato per 10 alla terza, così da trasformarlo in newton. Il risultato della formula di progetto ci fornisce l'area della sezione di calcestruzzo espressa in millimetri quadri. Volendo realizzare una sezione di forma rettangolare con lato minimo pari a 30 cm, applichiamo la formula inversa dell'area del rettangolo e calcoliamo la dimensione H della sezione. Solitamente si adottano dimensioni dei lati multipli di 10 cm, per cui in progetto assumiamo una sezione rettangolare di lati 300x400 mm, a cui corrisponde un'area effettiva di 120.000 mm² di calcestruzzo. Avendo assunto in progetto una percentuale di armatura pari all'1%, calcoliamo l'area dei ferri da disporre moltiplicando l'area di calcestruzzo per 0,01. Occorreranno quindi 1200 mm² di ferro. Per passare dall'area di ferro al numero di tondini da disporre, si deve per prima cosa assumere il diametro dei tondini da utilizzare. Nel caso specifico adottiamo tondini di diametro Φ14. Ogni tondino di ferro da 14 ha un'area di 154 mm². Dividendo l'area dei ferri da disporre per l'area di un solo tondino, si ricava il numero minimo di barre da inserire nella sezione. Al fine di ottenere una distribuzione simmetrica dei ferri della sezione, occorre che il numero di tondini da adottare sia pari. Dal calcolo occorrono 7,79 tondini, per cui si disporranno in sezione 8 tondini da 14. L'area effettiva di armatura disposta è quindi pari ad 8 volte quella di un solo tondino, e cioè 8 per 154 uguale a 1232 mm². Passiamo alla disposizione delle staffe. Adottiamo per le staffe il diametro Φ8, a cui corrisponde un'area del tondino pari a 50 mm². Nelle zone centrali del pilastro, le staffe dovranno avere un passo massimo pari a 12 volte il diametro dei ferri longitudinali, e cioè 12 per 14 uguale a 168 mm. Nella zona centrale del pilastro le staffe saranno quindi disposte con un passo pari a 16 cm. La zona critica del pilastro, in corrispondenza delle intersezioni con le travi, avrà una lunghezza di 45 cm. Nella zona critica
Il passo massimo delle staffe deve rispettare il minore dei seguenti valori: un terzo della dimensione minima della sezione, 300 diviso 3 pari a 100 mm, 175 mm, 8 volte il diametro dei ferri longitudinali, 8 per 14 uguale a 12 mm. Si adotta quindi nelle zone critiche un passo delle staffe pari a 10 cm. Facciamo la verifica del rispetto dell'area minima delle staffe. Poiché BST è la distanza tra i bracci esterni delle staffe, essendoci due bracci per lato, la condizione più gravosa della verifica è quella riferita al lato maggiore della sezione. L'area di staffe disposta è pari alla somma di due bracci e quindi 2 per 50 uguale a 100 mm². La distanza in asse tra i bracci esterni si ottiene sottraendo alla dimensione della sezione 400 mm i due copriferri da 20 mm ognuno e le due metà del diametro delle staffe. 400 meno 20 meno 20 e meno 8 fa proprio 352, che è il valore BST da prendere in considerazione. La verifica richiede che sia disposta un'area di staffe minima pari a 82 mm quadrati. Poiché ne abbiamo disposto 100 mm quadrati, la verifica è soddisfatta. A questo punto non resta che effettuare la verifica di resistenza della sezione allo stato limite ultimo, che per le modalità operative di progetto non può che essere soddisfatta, tranne il caso di errori numerici nei calcoli di progetto. Per procedere alla verifica si riassumono i dati dello sforzo normale di progetto, delle aree della sezione resistente e delle tensioni di progetto dei materiali già calcolate in fase di progetto. Sommando i contributi del calcestruzzo e delle barre di acciaio, si determina lo sforzo resistente ultimo della sezione. Poiché lo sforzo normale resistente è maggiore dello sforzo normale che sollecita la sezione, la verifica di resistenza è soddisfatta. A questo punto, le norme tecniche richiedono di effettuare altre verifiche allo stato limite di esercizio, ma questo sarà l'argomento della prossima video lezione. A risentirci, a presto.